sono avvicinato per un fatto di famiglia, ero un giorno nervoso e il maestro, diciamo, che mi appartiene, quindi il maestro mi chiamò e venne in palestra un po' a sfogare. Da lì è rimasto, cioè, proprio, sì, una storia di vita. Prendere a pugni l'avversario per non prendere a pugni la vita. Nel centro sportivo Metropolis, aperto 20 anni fa dal maestro Mario Collina, ai giovani viene data un'alternativa alla strada, la boxe. Dio, diamo sfogo a dei ragazzi che sono un po' arrabbiati per quello che sta succedendo pure adesso, è sempre successo, che non trovano lavoro, non hanno futuro, allora vengono qua proprio, c'hanno che l'aggressività, gli occhi spenti, gli occhi proprio quando vengono qua mi parlano proprio dei zombie. Poi man mano cominciano a sfogare, cominciano a sfogare tutti che la rabbia c'hanno, o vicino al ring, o sopra al ring con i ragazzi come allora si sfogano fra di loro. Imparando a trasformare la rabbia in passione, i giovani pugili collezionano trofei e si costruiscono un futuro facendo ciò che amano. I successi più importanti sono quelli là che sono entrati tre nella polizia, nelle Fiamme Oro, che è la parte più importante, che quella è l'obiettivo di farle entrare in forze dell'ordine, che non è facile. E così, un po' per gioco, un po' per caso, la boxe si trasforma in un vero e proprio stile di vita. E non mancano le vittorie conquistate sul ring a stimolare i ragazzi a dare il massimo sempre, per vincere le sfide di tutti i giorni. Ora sono un ragazzo troppo tranquillo, si può dire. Secondo me non smetterò mai. Cinecibo è un evento spettacolare, cioè l'abbinamento cinema e cibo è una cosa che negli ultimi anni sta prendendo campo. Il cibo è un alimento, è una cosa che ci attrae tutti, no? La passione è uguale. Benvenuti dunque alla prima edizione di Cinecibo, che si è tenuta all'Hotel Ariston di Pestum. È il cuore del Parco Nazionale del Cilento, con i templi, con tutto quello, il museo, tutto quello che c'è, quindi, e poi ci sono le strutture ricettive. Una manifestazione giovanissima e che proprio ai giovani talenti della gastronomia e dell'arte si rivolge, con un concorso di cortometraggi a tema gastronomico e una rassegna internazionale di film. Il tutto unito ai piaceri del palato, con assaggi e degustazioni dei prodotti locali. Un ponte dell'Immacolata da leccarsi i baffi. Socolate. Il cibo delle idee trasforma Napoli in un grande salotto goloso in cui assaggiare le praline dei più raffinati maestri cioccolatieri. Fondente, bianco al latte, con le nocciole o senza, il cioccolato. Che delizia! Non manca il più classico degli assaggi, sempre gradito, tante buone fette di fresco pane e cioccolata da gustare comodamente sulle sdraio dell'area Palm Beach. Un aperitivo prenatalizio, tutto da gustare.